Bene, provvediamo a microfonare Fernando, ma noi abbiamo una carta di riserva che è questo microfono che ci toglie da ogni impiccio. Prego. Buonasera a tutti, inutile dirvi che l'emozione è tanta perché 20 anni sono un quarto della nostra vita, considerando la nostra aspettativa di vita. Questi 20 anni sono una parte attiva della nostra vita, quindi hanno un valore doppio. Condividerli con tanti amici, con tanti protagonisti del calcio a Nardò, con la nostra passione, con quello che è stato il leitmotiv della nostra esistenza, è qualcosa di grande. Ho un'emozione infinita per questo, perché grazie. Ho un'emozione infinita, sarò breve, però per farvi capire quanto nel club fedelissimi sia sentito il calcio. Da piccolino io preferivo sentire parlare delle gesta di Tagliano, di Cartisano, di Ulivo, piuttosto quella di Mazinga e di supereroi vari, perché non mi interessavano. Sulle ginocchia di mio padre, che ricordo perché purtroppo non c'è più, però preferivo ascoltare queste cose che mi davano tanta emozione. E oggi vedere, materializzare la figura di Ulivo, di Tagliano, di Cartisano davanti a me, e di tanti altri vecchi protagonisti, perché in questo caso stelle ci sta tutto, ma purtroppo la parte anagrafica non possiamo non ignorarla. Ripeto, è motivo di grossa emozione. Il Club Fedelissimi vi ringrazia per questo. Questo è una splendida location, che è la migliore, la più adatta a parlare di calcio, di rilancio, di rinascita. E io sono entrato nel corso del programma serale a questo punto perché, come è un momento particolare, sai, sì, è un momento particolare perché lo vogliamo dedicare a delle persone importanti, a delle persone che sentiamo molto vicino, delle persone straordinarie, un esempio per tutti. Diciamo, perché sì. Un po' sono emozionato. Bene. Però vorrei che anche tu gli dessi questa sorpresa alle persone di cui stiamo parlando. Assegnazione pergamena di simpatia a Vincenzo Balestra. Nonnozzino, vieni qua, nonnozzino, ti aspettiamo. Questa è una sorpresa nelle sorprese, è una sorpresa nelle sorprese. Un socio speciale, Vincenzo Balestra, per ammirazione, per spirito di attaccamento sodalizio e perché lo scorso 26